Michelangelo e D'Annunzio, il corpo e l'anima, è il titolo della mostra inaugurata a Firenze, a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza regionale. L'esposizione è stata voluta dal presidente Eugenio Gianni e dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri in occasione delle doppie celebrazioni per i 160 anni dalla nascita di D'Annunzio e i 460 dalla morte del Buonarroti ed è stata realizzata dall'Opificio delle Arti e della Musica in collaborazione col Vittoriale e la Fondazione Casa Buonarroti. Si collega due persone che sono considerate a livello internazionale fra i principali artisti nella storia della cultura e dell'arte. Da un lato Michelangelo Buonarroti, il fiorentino amante della Repubblica, e dall'altro Gabriele D'Annunzio, un po' anarcoide nei suoi comportamenti e nei suoi modi di essere. Il percorso espositivo inizia con una galleria di foto delle stanze della Prioria e dello Schifamondo e poi continua con le sale dedicate rispettivamente a D'Annunzio, a Michelangelo e a Henri Taude. Gran parte degli oggetti sono stati messi a disposizione dal Vittoriale. D'Annunzio definiva Michelangelo un parente, cioè un suo simile, come faceva del resto con Dante. Sembra un atto di presunzione suprema, ma in realtà è vero perché tutti e tre nella propria epoca dettero il meglio, il massimo nell'arte e anche nella vita. La Fondazione Casa Buonarroti ha invece selezionato per la mostra un disegno di anatomia e due rime. Questo proprio per accompagnare l'esposizione che riguarda il patrimonio di Gabriele D'Annunzio al Vittoriale con non solo suggestioni ma concrete presenze michelangiolesche che testimoniano lo straordinario interesse per del poeta per il grande collega, se così dire, Michelangelo, autore di straordinarie opere d'arte ma anche poeta. L'esposizione è nata da un'idea di Veronica Ferretti, vicepresidente dell'Opificio delle Arti e della Musica. Questa è anche una mostra fotografica dove ci sono i bozzetti che sono stati riscoperti da Rosina Vendramin, che era la moglie dell'ultimo Buonarroti, e ci sono i gessi della collezione Hanel che furono donati quando venne costituita Casa Buonarroti, quando venne portata la statua del Davide all'Accademia e venne messo in piazzale Michelangelo il Davide di bronzo. Furono donate a Casa Buonarroti che nasceva come ente locale. La mostra Michelangelo e D'Annunzio, il corpo e l'anima, rimarrà aperta al pubblico fino al 18 febbraio 2024.